Ed eccoci tornati insieme, come abbiamo detto in apertura del nostro programma. Questa mattina vogliamo parlare di davvero un fatto di cronaca, partendo da un fatto di cronaca, quello che è successo ieri qui sul Gargano, del nostro patrimonio boschivo che è una delle bellezze da custodire della nostra Italia. E a questo proposito io voglio dare il benvenuto al dottor Alessandro Cerofolini, dirigente della Direzione Generale delle Foreste, del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Buongiorno dottore, grazie per essere con noi per condividere qualche riflessione su questo tema così importante. Grazie. Buongiorno. Dunque, Allora, parlando del dica. patrimonio boschivo, che è uno dei più preziosi, quello italiano ovviamente, d'Europa, noi vogliamo ragionare anche sul fatto, considerando anche quella che è la sua esperienza, su quelle che potrebbe essere, ecco, definiamola così, anche una sorta di frattura tra quell'Italia, l'Italia incontaminata dei boschi, bellissima, che davvero ci riporta davvero a momenti bellissimi, e quell'Italia che cerca anche in qualche maniera, mi permetta anche il termine, di scimmiottarla un po', cioè di portare tutto quel verde in città per provare a colorare quel grigio che ormai fa parte, dobbiamo dirlo, dei nostri spazi urbani. Allora, quello che le vorrei chiedere è: così esiste questa frattura, oppure è una teoria che magari in tanti portano avanti? Allora, la frattura esiste. L'Italia, con i suoi 11 milioni e mezzo di ettari di bosco, pari al 37% del territorio nazionale, è un paese forestale a tutti gli effetti. Ma gli italiani non lo sanno. I boschi italiani purtroppo sono socialmente e politicamente invisibili. Le foreste italiane rimangono in una sorta di limbo sconosciuto alla cittadinanza, ignorato dagli organi di informazione, a parte qualche raro caso. Restano fuori dall'agenda politica nazionale, dalle scelte strategiche dei partiti. Tornano alla ribalta soltanto d'estate in occasione degli incendi boschivi, come quello di ieri sul Gargano, e del loro triste esempio di distruzione di habitat naturali, danni ambientali e morte anche purtroppo di tanta fauna selvatica. Un risultato però finale di una percezione falsata e distorta a tutti i livelli circa la consistenza, il ruolo, lo stato e il valore del patrimonio forestale italiano. Quindi, è come se ci fosse una frattura profonda tra l'Italia urbana, quella del cemento come lo chiamava lei, e quella forestale. Eppure la gestione sostenibile di questo immenso patrimonio forestale riguarda tutti, anche chi abita a Bari, a Roma o a Palermo. Purtroppo chi vive nelle città non conosce la complessità dei boschi, non sa riconoscere i singoli alberi, non conosce le foreste e i loro servizi ecosistemici. Non sa distinguere una faina da una martora, un pino nero da un pino silvestre. Frequenta i boschi solo nel tempo libero, quasi fossero uno sfondo per le vacanze o per i fine settimana in montagna, senza comprenderne la loro importante funzione ecologica. Fortunatamente però ci sono anche molte persone legate sentimentalmente al bosco, molto spesso a un bosco in particolare, poi ci sono anche tanti giovani appassionati escursionisti che vanno a passeggiare nel fine settimana in un parco nazionale, in una riserva, felici di poter fotografare col cellulare un albero secolare o un animale selvatico. Ci sono tanti amanti di alberi monumentali, ma anche questi amanti del bosco e degli alberi fanno fatica a vedere il quadro nel suo insieme. Che cosa significa esattamente il bosco per l'Italia? Cosa possono dare i nostri boschi all'Italia? Come gestirli? Come proteggerli? E in Italia vediamo la crescita delle foreste negli ultimi decenni, che aumentano, è proporzionale alla diminuzione della popolazione presente nelle aree rurali e montane del paese, dove interi borghi si stanno svuotando. E anche se non le vediamo o le percepiamo come lontane, le foreste sono indispensabili per la tenuta idrogeologica del territorio montano, per la produzione di ossigeno, per la cattura di carbonio, per la salvaguardia della biodiversità animale e vegetale, per la bellezza del paesaggio, per la mitigazione dei cambiamenti climatici in atto, per l'economia locale, per la funzione turistica e anche per la funzione ricreativa dei nostri cittadini. Quindi questa frattura c'è.
Dottore, ecco, da quello che lei ha appena detto, ecco, emerge allora dunque in maniera forte come la salvaguardia dei nostri boschi, dei parchi nazionali, dei parchi regionali, delle riserve sia una delle politiche da implementare sicuramente anche con maggiore insistenza nel nostro paese. Io vorrei però ritornare all'incendio di ieri che ha colpito il Gargano nello specifico, ma tanti focolai in giro per l'Italia, qualcuno fa più notizia, qualcuno meno, ma è una piaga che inevitabilmente nel periodo estivo è ancora più insistente, purtroppo a causa di chi dovrebbe custodire quel bene, quei boschi. Allora, quello che le vorrei chiedere, secondo lei come si può sconfiggere questa piaga degli incendi boschivi? Se basta un inasprimento delle pene, banalmente, oppure se bisogna lavorare di più sulla prevenzione? Ci aiuti un po' a capire questo aspetto. Certo. Allora, premesso che sul Gargano, all'interno della bellissima foresta umbra, ci sono delle bellissime faggete vetuste intorno delle bellissime pitene del Mediterraneo che meritano di essere visitate e amate. Tra l'altro, patrimonio UNESCO, aggiungerei, giusto per completezza. Due all'interno della foresta umbra sono patrimonio dell'UNESCO, la Pauari e la Sfilzi. Appunto, però, meritano di essere visitate e amate, non mandate a fuoco. E purtroppo, come lei giustamente ha affermato, quello degli incendi boschivi è una piaga, una bruttissima piaga che si deve sconfiggere, ma è difficile, ma comunque mitigare al massimo. Ora, le pene previste dal codice penale sono già molto severe. Infatti, ai sensi dell'articolo 423 bis del codice penale, chiunque cagiona con dolo un incendio su boschi, foreste, selve, vivai forestali è punito con la reclusione da 6 a 10 anni. E le pene poi sono aumentate della metà se dall'incendio deriva un danno grave estese e persistente all'ambiente. Quindi, secondo me, non bisogna inasprire le pene edittali che sono già sufficientemente pesanti, ma basta continuare a reprimere questo fenomeno criminale implementando sui territori più a rischio, e sappiamo quali sono ormai, l'azione di polizia giudiziaria investigativa dei carabinieri forestali e dei forestali dei corpi forestali regionali. E poi soprattutto bisogna lavorare sulla prevenzione, in particolar modo sull'educazione forestale nelle scuole elementari e media, insegnando ai ragazzi l'importanza del bosco e dei suoi servizi ecosistemici. E poi effettuando anche campagne formative a livello nazionale, mirate su tutti i mezzi di comunicazione, quindi televisione, radio, giornali, internet, social. Poi un'ultima cosa, secondo me andrebbe rivista la nuova macchina organizzativa creata dopo la soppressione del Corpo Forestale dello Stato. E qui lo dico con massimo rispetto nei confronti delle istituzioni statali interessate. Ossia, la competenza relativa alla lotta attiva ai incendi boschivi è stata trasferita dalla forestale, che è stata soppressa, ai vigili del fuoco. Ma il grosso delle risorse umane, strumentali, logistiche e finanziarie del 18 Corpo Forestale sono state assegnate all'arma dei carabinieri, che però per legge non intervengono sugli incendi. Quindi i vigili del fuoco hanno avuto una grossa competenza che il Corpo Forestale svolgeva con 8.500 uomini senza averne appunto le risorse. Poi inoltre la forestale aveva la più grande flotta elicotteristica per incendi boschivi d'Europa, ma questa è stata smembrata tra l'arma dei carabinieri, che non spengono gli incendi, e i vigili del fuoco, che invece ne hanno ereditato la competenza istituzionale. Al tempo stesso, i vigili del fuoco non hanno però una rete di caserme distribuite capillarmente sul territorio nazionale, soprattutto nelle zone montane o in prossimità delle aree forestali, come invece hanno i carabinieri forestali. E questo purtroppo comporta il trascorrere di tempo prezioso prima che i vigili del fuoco dalle città raggiungano il fronte del fuoco, spesso ubicate in zone interne e lontane dai principali Certo. centri abitati. E negli incendi boschivi la tempestività dell'intervento Certo. è un fattore fondamentale per la buona riuscita dell'operazione spegnimento. A proposito del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di cui nutro il massimo rispetto e stima, vorrei cogliere l'occasione per esprimere la mia solidarietà verso i due vigili del fuoco deceduti 5 giorni fa durante le operazioni di spengimento di un incendio boschivo a Matera. Certo. E anche il mio in bocca al lupo di pronta guarigione ai due piloti dell'elicottero dell'antincendio boschivo dei Vigili del Fuoco che si è rovinato a terra sulla pista dell'aeroporto di Catania. Quindi, come dirigente forestale dello Stato, io mi inchino dinanzi a questi eroi dei Vigili del Fuoco che hanno perso la loro vita o hanno rischiato di perdere per salvare dalle fiamme il patrimonio forestale
italiano, che è il più bello e più ricco di biodiversità d'Europa. Ci associamo anche noi, Questa ovviamente, è la alle sue conquista parole. che mi sento di fare. Assolutamente, E mi sento di fare. ha fatto benissimo, dottor Cerofolini. Io per chiudere vorrei farle una domanda, diciamo, di carattere pratico, ecco. Posso concludere un attimo per rendere chiaro il problema? Cioè, fatte queste dovute premesse, volevo dare un po' di dati sugli incendi boschivi. Ora, per capire perché la macchina non funziona, ora, fino al 2016, con la forestale ancora in vita, per ciascun incendio boschivo bruciavano mediamente 7 ettari e mezzo di bosco. Nel 2023, senza la forestale, siamo arrivati a bruciare mediamente 26 ettari per ciascun incendio boschivo, con diversi incendi andati fuori controllo per giorni. Nel corso del 2023 la situazione non è migliorata, sono bruciate diverse decine di migliaia di ettari di bosco, e nel 2024 ancora non ci sono dati disponibili, ma con i cambiamenti climatici in atto sempre più estremi, insomma, non si prospetta un'immediata diminuzione del fenomeno. Chiudo, ok. Sì, perché le volevo chiedere, visto che abbiamo pochissimi minuti a disposizione, dei piccoli suggerimenti anche magari di carattere pratico. Cioè, vorrei chiederle nello specifico cosa possiamo fare se vediamo un inizio di incendio, qualcuno che magari getta volontariamente o involontariamente Sì. un'esca, ecco, cosa possiamo fare per provare ad arginare, perché Allora, poi è evidente che non possiamo essere noi a spegnere gli incendi. no, assolutamente no. Allora, innanzitutto, parlando di prevenzione come cittadini, tutti noi dobbiamo porre in essere tutti quei comportamenti virtuosi che eliminano le possibili cause di innesto dell'incendio. Per esempio, non gettare un mozzicone di sigaretta acceso sulla steppaglia secca durante le ore calde del giorno, magari in una giornata ventosa. Non accendere fuochi per fare un picnic o altro sotto alberi con questo caldo, soprattutto poi se si alza il vento. Come istituzione dobbiamo adottare tutti gli accorgimenti utili volti a mitigare ogni potenziale rischio di incendio e invitare tutte le istituzioni locali a far presidiare, ove possibile, le aree forestali più a rischio, anche ricorrendo alla presenza sul territorio delle associazioni di volontariato. Poi, in caso di avvistamento di incendio boschivo, chiamare senza indugio i numeri di emergenza 112 Vigile Fuoco, o il numero unico nelle regioni in cui esiste di emergenza, sempre 112, oppure il 1515 dei carabinieri forestali o dei 5 corpi forestali nelle regioni a statuto speciale. Non pensare che qualcuno lo abbia già fatto. Chiamate soccorsi in ogni caso e poi allontanatevi immediatamente dal fronte del fuoco senza pensare di poterlo spengere, perché è veramente pericoloso. Basta che cambia il vento, le fiamme ti vengono contro, il fumo, poi si possono perdere i sensi. Insomma, sono situazioni molto a rischio che è bene lasciare agli organi preposti, appunto i vigili del fuoco che lo fanno in modo. E soprattutto poi la tempestività di intervento dell'incendio boschivo è fondamentale per la buona riuscita delle operazioni di spingimento. Quindi avvisate subito i vigili del fuoco, i carabinieri forestali o i forestali delle 5 regioni e fornite a loro ogni informazione utile a riguardo. Aver visto persone sospette, che allontanarsi, dare tutte le Tutto ciò che informazioni. può Però una essere volta utile, insomma. allontanarsi. E soprattutto io direi, dottor Cerofolini, per concludere, al bando il disinteresse, per utilizzare una formula che possa Guardi, anche un po' riassumere le sue parole. c'era un vecchio slogan del Corpo Forestale dello Stato quando era ancora in vita che diceva: chi ama non brucia. Quindi i boschi vanno amati e non bruciati. Assolutamente. E io la ringrazio davvero di cuore per averci aiutato, speriamo anche a sensibilizzare ancora di più i nostri telespettatori a guardare con occhi diversi, con occhi d'amore direi, parafrasando lo slogan della forestale, dell'ex corpo forestale, insomma, i nostri boschi, il nostro patrimonio davvero naturale italiano. Grazie, grazie per essere stato con noi, dottore. Grazie a voi. Arrivederci, grazie. Grazie, grazie mille, andiamo in pubblicità.